Ciao, benvenuti alla presentazione del gioco I Nautici Calici, gioco della Horrible Games distribuito da Genius Games, un gioco da 2 a 12 giocatori. Ovviamente, come dice il titolo, avrete già immaginato che è un gioco dove si gioca con dei calici. Allora, il gioco è sostanzialmente un party game, anche se comunque ci sono delle regole che ci permettono di giocare anche con meno giocatori o addirittura fino a 12 con delle varianti. Il gioco principalmente consiste nel cercare di guadagnare punti vita sopravvivendo o avvelenando il nostro, diciamo, nostro giocatore bersaglio. Ogni giocatore appartiene a una casata di un determinato colore. Infatti sul tavolo troviamo i calici con sotto dei cerchiolini azzurro, nero o viola, che appunto rappresentano le varie casate, e appunto abbiamo poi una serie di carte che verranno poi distribuite all'inizio della partita che saranno i nostri bersagli segreti, quindi rosso, blu, e saranno i nostri obiettivi per ogni manche. Quindi il gioco incomincia con l'assegnazione di una serie di carte personaggio, che sono queste, ce ne sono diverse, e ognuna di queste ha determinate abilità e varianti, in modo tale da rendere ancora più interessante ogni nostra partita. Quindi troviamo un Mastro Mercurio che, per esempio, come azione puoi prendere due segnalini a caso da un calice qualsiasi, guardarli segretamente e scartarne uno nella riserva comune e rimettere l'altro nel calice. Oppure la giocoliera Mandragora: quando scambi puoi scambiare due calici qualsiasi. Perché? Vediamo come funziona appunto la partita. All'inizio della partita ogni giocatore è obbligato a leggere le abilità delle varie carte personaggio. Vengono assegnate all'inizio della partita due segnalini antidoto, che sono questi segnalini bianchi, due segnalini neri, che sono quelli veleno, e tre segnalini vino. Inoltre vengono poi distribuiti segretamente all'interno dei calici ulteriori segnalini, che sono due antidoto, due veleno, e i restanti calici con i segnalini vino. Vediamo come si svolge un turno. Quindi ogni giocatore all'interno del proprio turno ha due azioni disponibili su una serie. Vediamo quali sono. Quindi la prima che possiamo utilizzare è versare. Quindi noi possiamo prendere un calice, e inserire segretamente un segnalino che abbiamo dietro lo schermo. Però far vedere se mettiamo un segnalino meno, un segnalino veleno, un segnalino antidoto. Ovviamente, come avrete capito, i segnalini veleno sono quelli che poi avveleneranno il nostro bersaglio, comunque colui che comunque alla fine, al brindisi, se all'interno del proprio bicchiere ci sono più segnalini veleno rispetto a quelli antidoto, ovviamente verrà avvelenato. Oppure ci sarà l'azione sbirciare, quindi io posso prendere un bicchiere, guardare all'interno, e cercare di ricordarmi così che cosa ho visto e sapere se è comunque pericoloso per me oppure se posso farlo girare verso il mio bersaglio. Poi abbiamo ruotare, quindi con questa azione possiamo far ruotare i bicchieri. I bicchieri, vi ricordo sempre che devono stare a distanza di un braccio, è la regola principale, proprio perché così i giocatori non possano sbirciare all'interno e quindi far girare i bicchieri, i calici come vogliono. L'altra è scambiare, che è qua sopra, quindi possiamo scambiare un calice con un altro di un altro colore. Possiamo passare l'azione, quindi non fare nulla, oppure utilizzarne soltanto uno, oppure arrivare al brindisi. E qui al brindisi cosa succede? Il primo giocatore alla sinistra di chi ha dichiarato il brindisi deve appunto prendere il calice da davanti, svuotarlo e vedere se ci sono quali segnalini ci sono, quindi se ha più segnalini veleno rispetto a quelli antidoto verrà avvelenato, e vedere anche quanti segnalini vino ha. Alla fine del brindisi ci saranno dei giocatori che sono sopravvissuti e dei giocatori che invece sono stati avvelenati. Come vengono assegnati i punti? Ci sarà un punto vittoria se siete sopravvissuti, un punto vittoria
se siete riusciti ad avvelenare il vostro bersaglio, un punto vittoria in più se siete riusciti a sopravvivere e ad avvelenare il vostro bersaglio, e altrimenti un altro punto vittoria se avrete nel vostro calice più segnalini meno rispetto agli altri giocatori. I punti vittoria sono rappresentati su questa scheda che ho lasciato fustellata per maggior comodità e vengono nascosti dietro lo schermo alla fine di tre turni. Se poi vorrete farne di più, ovviamente a vostra discrezione, si andrà a contare quanti punti vittoria avete ottenuto. Nel caso invece foste meno giocatori o più giocatori, le regole cambiano. Vediamo semplicemente quello in cui siate tre giocatori, due o tre giocatori. È un gioco alla roulette russa, vengono quindi tolti tutti i cerchiolini che rappresentano le varie casate, non avremo più le carte personaggio, non vengono messi in circolo. Quindi vengono messi di fronte a noi i sei calici, in questo modo. Se giochiamo a meno giocatori le azioni sono meno, le azioni che ci rimangono sono quelle di sbirciare e invece quelle poi di versare. E ovviamente poi c'è quella del brindisi, quindi diventa veramente una roulette russa. Il gioco è estremamente semplice, divertente e sicuramente vi farà passare un sacco di ore di divertimento. Veramente un gioco che ho trovato interessante, stupendi poi anche la realizzazione dei calici, riesce veramente a rappresentare bene questo, diciamo, brindisi tra queste casate e appunto con i vari possibili avvelenamenti. Quindi non mi resta che invitarvi al prossimo video. Vi ricordo sempre che tutti i video li trovate sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Fantamagus Fanpage, e ovviamente tutti i giochi che vi ho presentato sono sempre disponibili nei punti vendita Fantamagus. Quindi non mi resta che salutarvi e invitarvi appunto al prossimo video. Ciao!